Buongiorno. Buongiorno, bentrovati, buona domenica. Allora Davide, partiamo dal Corriere della Sera. Fisco, tregua, Salvini, Di Maio, annuncio di Conte dei vice premier, c'è l'intesa e restiamo in Europa. Cancellati scudo sui capitali all'estero e non punibilità, i timori per banche e mercati. Insomma, ieri è tornato il sereno all'interno dell'esecutivo. Davide. Beh sì, diciamo, è stato il gesto generoso del Presidente del Consiglio Conte, che in buona sostanza ha detto, vabbè, me lo sbaglio, l'ho illustrata male io, quindi ovviamente Di Maio non è un bugiardo e Salvini non è uno scemo, come si erano, diciamo, reciprocamente definiti nei giorni scorsi, e c'è stato un malinteso. C'è l'accordo e quindi non c'è problema. Sapete la cosa singolare di questo accordo qual è? Ricordate la scena mitica Benigni, Troisi, un fiorino? Cioè qualsiasi cosa, qualsiasi modulazione di questo condono fa sempre un fiorino. Cioè, c'è il condono tombale con anche la parte penale, un fiorino. No, non c'è per niente, perché abbiamo solo chi è onesto, un fiorino. No, c'è la sua parte che adesso vale solamente per quelli che sono in stato di bisogno, un fiorino, fa sempre un fiorino. Cioè, il conto probabilmente è fatto un po' così. Detto ciò, se il condono, a parte che il condono riguarda comunque il non emerso, cioè il non dichiarato, e può arrivare fino a 500.000 euro di non dichiarato nel corso dei 5 anni, quindi insomma è uno stato di bisogno fino a un certo punto. La questione fondamentale è se ci sono italiani, e ci sono, che sono in difficoltà economiche per avere rispettato le leggi, e perché quelle leggi fiscali non sono rispettabili perché troppo onerose, non si vara un condono, si cambia la legge. Oppure si cambia la legge e dopo si fa il condono, perché se no, altrimenti l'anno prossimo saremo ancora qui, un fiorino. Davide, restiamo sulla prima del Corriere della Sera. Stop Brexit, questo è il cartello di una manifestante, la foto notizia. Beh, l'Europa, cioè il Regno Unito ci sta ripensando. Quindi mi stai ripetendo, sempre sul Corriere della Sera, lì proprio in prima pagina c'è il fisco, tregua, Salvini, Di Maio, l'avete letto, e sotto e restiamo in Europa, perché ieri nella conferenza stampa Conte, Di Maio e Salvini hanno detto, ma sì, che noi vogliamo restare in Europa e vogliamo restare nell'euro. Bene, guardiamo cosa sta succedendo nel Regno Unito. Vi ricordate tutte le cose? Ah, è stato Brexit e non è successo niente, nessuna conseguenza negativa. Sì, perché Brexit ancora non c'è stata. C'è stato solo il referendum. Gli effetti invece si vedono, e come si prepara una complessa, per non dire tragica, questione economica. Non riescono a gestire l'uscita senza danni incalcolabili all'economia e anche alla civiltà inglese, quindi ieri c'è stata questa manifestazione enorme, ma questo, la sorte degli inglesi la decideranno gli inglesi. Nel frattempo noi magari, se uno vuole restare in un insieme di paesi civili, se la finisce di utilizzare sistemi e parole provocatorie e di offendere tutti i partner, che poi ieri Conte dice sono partner essenziali in Europa, è meglio. Allora Davide, ieri c'è stato una duplice festa, da una parte quella del Movimento 5 Stelle a Roma al Circo Massimo e poi quella della Leopolda invece di Matteo Renzi per il PD, una sorta di confronto un po' a distanza, no, tra i due partiti. In un certo senso sì, vedo che i giornali relativamente al Circo Massimo e diciamo al raduno del Movimento 5 Stelle sottolineano, diciamo, che ieri non c'era molta gente e non c'era neanche tanto entusiasmo, poi un po' di entusiasmo lo hanno recuperato in serata quando è intervenuto il Presidente della Camera Fico, ma la partecipazione era stata limitata. Io non metterei l'accento su questo aspetto, a parte che ancora oggi dura e magari arriva più gente, ma che cosa cambia poi di così fondamentale? Il tema è che sul palco del Movimento 5 Stelle va comunque in scena quella che è la realtà, e non potrebbe che essere così, e non è una questione, cioè anime e tendenze diverse. Il problema è che quando ti opponi a tutto, quando sei fuori puoi far convivere anime diverse, il giorno in cui vai al governo è complicato far convivere anime diverse se non opposte, e questo è lo sforzo politico che al momento alla manifestazione del Circo Massimo, diciamo, non trova corpo. La Leopolda, io invece faccio un'osservazione più, io ho visto il format, per carità, buona volontà, il dibattito all'interno dei partiti, ma l'imitazione del format della televisione americana, compreso il mug, cioè il tazzone per bere il caffè, molto lungo all'americana, in Italia, cioè il paese dell'espresso,
A che serve questo? Cioè, non mette veramente tristezza questa idea che bisogna fare l'imitazione di qualcun altro. Qualche volta nella vita può capitare che tu diventi efficace iniziando dicendo ho sbagliato. Perché se non hai sbagliato, se qui nessuno ha sbagliato, com'è che ci si ritrova ad avere un governo in cui tutti gli altri dicono ma stanno sbagliando loro? Ma che senso ha? Cioè, sono stati commessi degli errori, qui non si tratta di festeggiare, non si tratta di fare l'ennesimo raduno in cui c'è un nuovo format e poi sui giornali chi c'è in fotografia? Bonolis, che è una bravissima persona, un grandissimo conduttore, non mi risultava fosse un ideologo, un leader politico, tu vai sui giornali perché hai invitato Bonolis, è segno che non c'era di meglio quel giorno lì. Andiamo sulla prima della Repubblica, a fondo pagina, anche i giornali generalisti si occupano dell'Ital Volley, le donne del volley, argento oltre le lacrime, siamo orgogliose di noi. Fanno bene, posso dire una cosa, io non ho parlato di questa ascesa delle ragazze del volley, il volley è un bellissimo sport, pallavolo si chiamava una volta, pallavolo è un bellissimo sport, hanno fatto una gara bellissima, sono la fotografia di un'Italia stupenda, se l'Italia fosse solo quella fotografia lì sarebbe straordinariamente bella. Posso però aggiungere che da ieri mi sono più simpatiche, perché la questione è questa, che questo paese festeggia i vincitori, sale sul carro dei vincitori, come diceva Flaiano, in soccorso dei vincitori, e invece la vita è molto interessante quando perdi, quando devi dimostrare la tenacia di ricominciare e di ripartire, a parte che hanno preso l'argento, quindi sono andate comunque benissimo. Quella sconfitta dà il segno del valieri, dà il segno del valore delle vittorie del giorno prima. Benissimo, vadano avanti così e continuino a essere la fotografia di quell'Italia che magari prova anche a turarsi le orecchie e non ascoltare tante delle sciocchezze che sono state dette anche su quella squadra in questi giorni. Continuiamo insieme a leggere i titoli dal Sole 24 Ore, governo c'è l'accordo, condono salta lo scudo, si parla anche di rifiuti, la fondo notizia è abbastanza inquietante, un camion con una serie di rifiuti già compattati, noi andiamo a fondo pagina, Popolare di Vicenza, Zonin e gli ex vertici rinviati a giudizio, il processo sul track, Davide a te. Allora, quando si entra nel campo penale la regola è sempre la stessa, chiunque ci finisca in mezzo, e cioè naturalmente la presunzione di innocenza fino a quando una sentenza passata in giudicato, cioè definitiva, non stabilisca il contrario, cioè la colpevolezza. Fatta questa premessa che vale sempre, siamo nel 2018, il decreto salvabanche, cosiddetto salvabanche, è del dicembre del 2015, quindi erano già saltate, se no non ci sarebbe stato bisogno del decreto, e siamo ancora qui, siamo al rinvio a giudizio. Ricordate la vicenda, tra l'altro la riguardava il patrimonio delle banche, la vendita di titoli di credito alle banche che non sarebbero dovuti essere venduti a quel tipo di risparmiatori sostanzialmente ignari, e siamo andati avanti in questo modo pensando che esistono le truffe del bancario, ma non abbiamo condannato, al momento manco processato, i presunti truffatori. C'è anche un decreto che viene ogni tanto rinnovato, per cui a spese del contribuente, di chi paga le tasse, bisogna rimborsare i truffati dalle banche, ma il processo ai presunti truffatori deve ancora cominciare. Questo è il quadro pessimo di come funzionano le cose nella giustizia, troppo lenta rispetto alla realtà. Davide, tornando su temi più politici, oggi sul Messaggero troviamo le parole interessanti del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Sì, sono molto interessanti, perché Giorgetti sostiene che quel 2,4% di deficit che è stato annunciato dal governo nell'aggiornamento del documento di economia e finanza, il 2,4 è da considerarsi un tetto, cioè noi non faremo, dice Giorgetti, il 2,4, cercheremo di fare meno, evitiamo di arrivare se possibile al 2,4%. Tesi interessante, però la domanda è: ma perché l'avete detto allora? Perché noi abbiamo scontato conseguenze negative, pesanti, costose. L'aumento dello spread costa, non è un trucco, non è un abracadabra per tecnici della finanza,
costa soldi allo Stato, costa soldi al contribuente, costa in termini di costo dei crediti per le piccole e le medie aziende, per la gente. Ci abbiamo messo dentro anche un downgrading, cioè una degradazione da parte di una delle agenzie di rating, vediamo gli altri, il tutto perché abbiamo detto 2,4, oggi sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dice, ma quello è un tetto, potremmo anche non raggiungerlo. Cerchiamo di avere un maggiore controllo delle cose che si dicono e di idee rispetto a quello che, alle conseguenze a cui si va incontro quando si dicono certe cose. Grazie Davide Giacalone, appuntamento con te Andrea Pamparana e Fulvio Giuliani alle 9 con l'indignato speciale. Buona domenica e buon lavoro. Grazie a voi e buona radio a tutti.